Voglio iniziare questa mia meditazione sulla speranza con due frasi che ha detto Gesù. Gesù a un certo punto dice in maniera anche un po', diciamo, alterata ai suoi discepoli: ma come? Sapete riconoscere i segni dei tempi e non sapete riconoscere che tempo è questo. Lui dice: se arrivano le nuvole da una certa parte, dite domani farà bello, oppure arriva il temporale. E quello che il Signore chiede continuamente a noi suoi discepoli, anche se un po' sgarruppati, è quello di leggere i segni dei tempi, cioè che tempo stiamo vivendo. Giustamente prima Don Angelo introduceva dicendo un momento che un po' ci spaventa, vero o no? Quando, non so voi, io al mattino mentre mi faccio la barba ascolto un radiogiornale, mi viene subito l'agilità di stomaco. Guerre da una parte, guerre dall'altra, l'Ucraina, la situazione in Medio Oriente, Israele, Hamas, il Libano, e sono solo alcune fra le 60 guerre che stiamo combattendo. Ma poi anche nella concretezza, no? La meteo, dalle mie parti c'è stato un'alluvione l'altro ieri che ha chiuso una valle, la Val di Cogne, quindi insomma un po' di preoccupazione c'è, e giustamente anche in certi momenti c'è un po' di riflessione su come sta la Chiesa in questo momento. Allora bisogna sempre capirsi bene: la Chiesa in Europa, la Chiesa in Italia, altrove la Chiesa sta benissimo. Probabilmente invece nella Chiesa europea e la Chiesa italiana un modello che noi abbiamo vissuto negli ultimi 500 anni è un po' superato, non funziona più tanto. Diciamo che il Covid ha messo in evidenza alcune cose che c'erano già. Allora, devo sempre essere prudente quando dico queste cose, perché l'Italia è lunga, larga e profonda. E qualcuno dice: no, ma dalle mie parti la gente va ancora in chiesa. Viva! Se però noi guardiamo qualunque dato statistico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, è in calo numero dei preti, numero dei religiosi, numero dei seminaristi, numero dei battezzati, numero dei matrimoni. Allora ci possiamo chiedere lecitamente: ma sta finendo il cristianesimo in Europa? Forse possiamo dire: sta finendo un certo modello di cristianesimo che è andato bene, ma adesso non funziona più tanto. Allora, la prima cosa che vi voglio dire prima di entrare nel tema di stasera è questo: guardate che quello che facciamo stasera, scrutare le scritture, lasciarci interrogare dalla parola, non essere sempre noi a interrogare Dio, e fa parte del gioco. Gesù ce lo chiede. Ora, mi viene da dire che non c'è mai stata un'epoca in cui non sono state guerre e fame e pestilenze e crisi. C'è stato un momento nella Chiesa in cui c'erano tre papi, uno contro l'altro, e poi ne hanno eletto un terzo per vedere se si riusciva a sistemare la cosa. Quindi io non sono uno di quelli che pensa che il tempo che viviamo è un tempo di disgrazia, anzi, mi sembra che sia un tempo di grazia. E la seconda frase la dice sempre Gesù, quando, ricordate, nel Vangelo di Luca indica a noi suoi discepoli il gesto della vedova che va a mettere nella cassa della parrocchia, nelle casse del Tempio, quel poco che ha da vivere, qualche spicciolo, che tutti la guardano un po' dall'alto in basso, dire sta poraccia. E Gesù, indicando lei come modello di chi dà del suo e non del superfluo, aggiunge una frase che a me fa sempre venire i brividi. Ma, dice, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Non ha detto le parrocchie, eh? La fede. Ecco, queste due parole così esigenti ci aiutano a entrare nel tema che Papa Francesco ha scelto, devo dire con molta perizia, per il 2025. Sapete che il Giubileo, che è questa tradizione di origine ebraica, per cui, così dice la scrittura, ogni 49 anni, il 50° anno, 7 volte 7 anni, il 50° anno è un anno del Signore, bisognava tutto restituire al Signore, quindi molti storici dicono che forse non era proprio così, però in teoria le terre che tu avevi comprato le dovevi restituire, chi era pieno di debiti venivano condonate, insomma interessante. Questa cosa poi nel 1300 venne recuperata in ambito cattolico con il primo grande giubileo, che prima era ogni 100 anni, poi ogni 50, infine ogni 25.
Cos'è il giubileo quindi? Lo Jobel era il corno che si suonava per indire l'anno del Signore. È un anno in cui ci fermiamo a riflettere. Poi chi può va a Roma a visitare le tombe di Pietro e Paolo, ma è qualcosa di molto più grande. Ed è interessante perché Papa Francesco, dopo aver indetto un giubileo straordinario, l'abbiamo fatto tutti, sulla misericordia, e mi è piaciuto, perché bisognava forse cambiare la nostra idea di Dio, non so se ci è riuscito, adesso ci ha proposto di fare un giubileo sulla speranza. Sulla speranza. Perché? Perché in effetti il rischio dello scoraggiamento, del vittimismo, del signora mia, non è più come una volta, c'è, è molto forte. E permettetemi di dire, molto forte soprattutto in Occidente. Io non so voi, ripeto, sono qui da qualche ora, ma non credo di sbagliarmi. Ma oggi come oggi, la gente è tutta arrabbiata, o no? Vedi dei musi in giro, vedi delle pive, tutti che si lamentano di tutto. Su qualunque argomento bisogna schierarsi pro o contro, di qua o di là. Io ogni tanto alzo il dito e dico, fatemi scendere, va, che non mi piace sta roba qua. Non mi sento a mio agio. E poi la gente è arrabbiata perché ce l'ha sempre con qualcuno. Se sono infelice è colpa di qualcuno. Si parte da lontano, dallo Stato, poi i miei genitori, poi mia moglie, mio marito, i miei figli. Insomma, siamo degli eterni lamentosi. E la speranza sembra davvero un sentimento di cui ci si vergogna quasi. Infatti, quando si parla così da bar, si fanno anche le battute, no? Chi muore sperando, sapete come va a finire. Perché c'è un po' questa disillusione, siamo tutti un po' cinici. Ce l'hanno raccontata, però non è cambiato niente. Allora io aggiungo il carico da 90, va bene? Cos'è cambiato dopo 2000 anni di cristianesimo? Dai, diciamocelo, forza. Sto Gesù ci ha salvato dove? 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 Tutti i bambini che muoiono a causa nostra, aggiungiamo, no? Ecco, credo che sia importante allora sederci sul serio, mettere da parte le nostre emozioni e provare ad ascoltare la parola. Provare a dire, Signore, Rabbi, insegnaci tu. Rabbi, dici una parola. Aiutaci a leggere i segni dei tempi. Aiutaci a non concentrarci tanto sulle soluzioni semplici. Che ci vogliono? Riforme pastorali, accorpamento di parrocchie, rivalutazione della laicata, va tutto bene. Ma il problema di fondo è, troverà ancora la fede il Signore, non un'organizzazione, ma la fede troverà? Ok? Ci lasciamo interrogare. Allora, è interessante perché sono andato a vedere, tutti noi più o meno sappiamo cos'è la speranza, no? E attendere qualcosa. Interessante perché sono andato a vedere cosa dice l'enciclopedia Treccani. Sentite la definizione. La speranza è un sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione presente o futura di quanto si desidera. Cioè è un sentimento, un'emozione in cui io aspetto con fiducia che una roba che desidero si verifichi. Poi mi è piaciuto questa cosa che non sapevo, ignorante come una capra come sono. L'etimologia del sostantivo speranza deriva dal latino spes, che deriva dalla radice sanscrita spa, che significa tendere verso una meta. Tendere verso una meta. Quindi la speranza è, io desidero che succeda qualcosa. Io desidero, e questo desiderio che si realizzi adesso o in futuro mi colma il cuore, la speranza. È interessante perché quando sono poi andato a vedere, per prepararmi a questo incontro, sono andato a vedere un po' quante volte ricorre la parola speranza nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, vi lascio perdere l'Antico Testamento, ma è interessante perché la prima cosa che mi è venuta in mente, prima ancora di guardare i libroni, è stata la negazione della speranza, in un brano che tutti noi conosciamo benissimo, i discepoli di Emmaus, ricordate? Questi due topoloni che stanno scappando da Gerusalemme, arriva Gesù risorto, questi sono talmente ripiegati su loro stessi, sono talmente tristi,
di tutto quello che è successo, che non si accorgono che Gesù è lì. Allora a un certo punto Gesù, risorto, attacca bottone, dice: ma com'è sta faccia? Che succede? E loro sono quasi offesi, eh? Non si vede abbastanza che siamo tristi? Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere cosa è successo in questi giorni. E Gesù sta parlando della sua morte. Dice: cosa? Di tutto ciò che riguarda Gesù, profeti, in parole, opere, bla bla bla, e concludono con la frase più triste dell'intero Vangelo: noi speravamo che fosse lui. Speravamo, il verbo del futuro declinato al passato. Noi speravamo che idioti che siamo stati, che scemi. Non vi sentite un po' così ogni tanto? Noi cristiani non ci sentiamo così quando il mondo intorno dice: se sedi, pure le tue preghiere, fai le tue devozioni, io tiro dritto per la mia strada. Domani, come anticipava Don Angelo, sono diretto a Trieste per la 50ª settimana sociale dei cattolici italiani. Non hai un po' l'impressione che sì, ci troviamo, facciamo un grande convegno, 1000 delegati, si parla della democrazia, si farà un bel documento, fine. Un po' c'è questa sensazione. Allora, ho provato a prendere una parola di Dio, non più della Treccani, per aiutarmi a capire e a riflettere e prepararmi insieme a voi al Giubileo. E mi è venuto in mente, e ringrazio Angelo Custode, di una bellissima frase che dice San Pietro. San Pietro, a lui sono attribuite almeno 2 lettere, sono alla fine nella vostra Bibbia, se andate a vedere, dopo San Paolo. Si chiamano lettere apostoliche, lettere canoniche, lettere pastorali. Noi non sappiamo se è stato proprio lui di suo pugno o se è stato un suo parrocchiano, no? Ma su questo non dobbiamo scandalizzarci. Se qualcuno sta prendendo appunti, esce fuori e poi racconta quello che io ho detto, non è la sua parola, è quello che io ho detto e che lui riporta. Così che ha scritto la prima lettera di Pietro. Ebbene, Pietro dice nella sua prima lettera questo, sentite che meraviglia: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Mi ha folgorato questa parola, che pure conoscevo, e ho provato ad approfondirla. Quindi Pietro sta dicendo ai suoi parrocchiani, diremmo noi oggi: adora il Signore Cristo nel tuo cuore. Ok. Poi aggiunge: e devi essere sempre pronto a rispondere a chi ti chiede ragione della tua speranza. Ma perché arrivi in ufficio al mattino sempre di buon umore? Che è? Mi svegli il trucco? Poi voi non dite che pregate prima di andare in ufficio. Ma com'è che in questa situazione, nonostante il lutto che hai subito, o il problema al lavoro, o la malattia, hai tenuto così duro? Voi sapete il perché, ma la gente intorno non lo sa. È una cosa tra carbonari la fede, no? È una roba ormai di nascosto, perché siamo quasi tutti convinti di sapere cos'è la fede, non voi e gli altri, per cui ci stupisce se qualcuno ci crede veramente. Ci stupisce di vedere un prete felice, per esempio, e non stressato. Ci stupisce vedere uno che noi consideriamo un cattolico baciapile, di questi che fanno a gara quante messe prendi al giorno, essere poi una persona che si diverte e che ringrazia e che è di buon umore e che è centrato, come dico io, normodotato. È difficile immaginare che ci siano, ne parlavo proprio questo pomeriggio con alcuni fra voi, che dice: però non è che non ci sono i preti, però è che non ci sono più i cristiani. Non è il problema che ci sono pochi preti, che non ci sono più cristiani. Mancano i cristiani negli ospedali, negli uffici pubblici. Mancano persone normodotate che abbiano Gesù nel cuore e che amino il loro lavoro e amino le persone che incontrano. Cosa volete che faccia un prete? Quello che può fare.
Ebbene, pronti sempre a rendere ragione. Ripeto, non è che si gira coi crocioni o si fa ascoltare gli altri Radio Maria. Ma il tuo stile di vita interroga, ma non lo fai perché tu sia interrogato, lo fai perché Cristo ti abita. Quando sei innamorato, si vede che sei innamorato, mica ti sforzi. Quando hai quella luce negli occhi, si vede che è successo qualcosa. E allora qualcuno dice, ma come mai? Sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Bellissimo. Quindi, la prima riflessione che voglio fare sulla speranza è proprio questa. La speranza è qualcosa che ti è successo, tu hai speranza perché è successo qualcosa prima. Non è, speriamo. Vicino a me in Piemonte si dice, speruma, come dire, ma è un'eventualità improbabile che possa succedere qualcosa. Oppure non so voi, scusate, io parlo francamente, poi domattina parto presto, quindi se volete inseguirmi coi forconi va bene. Però a volte non è anche un modo, quando ci troviamo davanti, io faccio così, io non so voi, ma io faccio così. Quando io mi trovo davanti a una persona che ha dei problemi insormontabili, concludo sempre, speriamo. E dentro di me penso, non succederà mai, però ti do, no, povero allocco, ti do una speranza. Qui Pietro parla di una cosa completamente diversa. Cioè dice una cosa molto importante, che la speranza nasce da un incontro. Prima di dire pronti a rendere ragione della speranza che è in voi, non perché siete cattolici battezzati, non perché, che ne so, siete catechisti, non perché, ma perché avete incontrato Cristo, adorate Cristo nei vostri cuori. Adorate Cristo nei vostri cuori. A me fa ridere dover dire e ridire nelle tante conferenze che io faccio durante un anno, che tutto sto ambaradan qui che vedete, la vedete sta roba qua? Sapete che qui sopra c'è una chiesa da 1000 posti? Avete presente? Tutta sta roba qua ha a che fare con Gesù Cristo. Non ci sarebbe niente di tutto questo se non ci fossero uomini e donne come noi che l'hanno incontrato e hanno riconosciuto in lui il vero volto del Padre, il Figlio del Dio benedetto venuto a raccontarci chi è Dio, morto in croce per noi per svelare la misura dell'amore di Dio. E questa notizia, bene o male, ha contagiato il mondo. Non perché era un'organizzazione, cioè la roba più improbabile del mondo, gli apostoli si mettono a parlare di un Messia morto e risorto a gente che non pensava che fosse un Messia. Hanno iniziato a parlare di Dio che è comunione e trinità al popolo più monoteista del mondo. Hanno iniziato a parlare di una religione in cui c'era un condannato a morte nell'impero romano, in cui l'imperatore si pigliava per Dio. No, ma complimenti, avete fatto a tavolino sta roba, avete inventato una religione, scrivendo, complimenti, no, bravo. Non c'era nessuna possibilità che dopo 2000 anni a Lignano Sabbiadoro ci fossero 100 persone radunate ad ascoltare le parole di uno vissuto 2000 anni fa. Ma dai, perché c'è lui di mezzo? Nostalgia, ricercato, celebrato, insegnato, condotto, ma alla fine è una cosa fra te e Dio la fede. Puoi avere tutto l'insegnamento del mondo, puoi essere credente per mille ragioni, ma una sola è la ragione che ti permetterà di rendere ragione della speranza, scusate il bisticcio, l'incontro, la ricerca, la nostalgia, il fuoco. Quando il Figlio dell'uomo tornerà a trovare ancora il fuoco sulla terra, il fuoco, non il buon senso, non il club dei bravi ragazzi, il fuoco. Allora è bello perché Pietro scrive ai suoi e a noi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, coltiva la tua vita interiore, vuoi crescere nella speranza, vuoi uscire dal buco di vittimismo in cui ti sei infilato, adora Cristo Signore, non adorare il tuo problema, adora Cristo Signore. Sapete, la parola adorare è bellissima, viene dal latino, vuol dire portarsi la mano alla bocca, così, questo è adorare. Adorare Cristo. Io so che queste mie parole in alcuni di voi risuonano, vi è già successo,
E so che ad altre persone dice: no, a me non è mai successo. Bene, svegliati, cercalo, adorate Cristo Signore nei vostri cuori. Cioè la speranza non è una roba a tavolino, non è una roba, ma statisticamente potrebbe andarci meglio, statisticamente potrebbe scoppiare una guerra atomica, tutto vero, eh? Ma c'è un progetto più grande e Dio me ne ha fatto parte. Adorate Cristo Signore. La seconda cosa, siate sempre pronti a rispondere. Non andate a rompere le scatole alla gente. Vivi, vivi il Vangelo, vivi la parola, coltiva la tua vita interiore, prega tutti i giorni. Lasci illuminare la tua vita, non vuol dire fai il bravo. Convertiti, che è un'altra roba. Allora a quel punto può succedere che un giorno qualcuno dice: ma tu che ne pensi di questa roba qua? Tu cosa ne pensi? Da dove viene il segreto della tua vita? E a quel punto puoi rendere testimonianza della speranza. Sai, io spero che il mondo cambi. E perché? Perché è amato. Da chi? Da Dio. Il mondo non sta precipitando nel caos, ma fra le braccia del Padre. Ed è bellissimo perché insiste: adorate Cristo Signore, da lì nasce la speranza che tu puoi raccontare se interrogato. Poi però, mi piace, Pietro è molto concreto. Tuttavia, dice, questo sia fatto con dolcezza e rispetto. Con dolcezza e rispetto. Dolcezza e rispetto. Io mi stupisco di trovare ancora oggi persone che, dichiarandosi cristiani, credono in un Dio avversario, concorrente, un Dio spione, un Dio guardone, un Dio sempre arrabbiato, un Dio che ce l'ha con te. Io non so cosa Gesù potesse fare di più se non morire, per dire l'esatto contrario. Dio non ce l'ha con te, Ciccio. Ma loro, perché la mia vita va male? Perché va male la tua vita? Perché è piena di difficoltà. E c'è quindi una vita felice, una vita che non ha difficoltà? Chi ti ha insegnato questa roba qua? Se io guardo la mia vita, Paolo, tutti i momenti più importanti della mia vita sono passati attraverso la difficoltà, per forza. Qualcuno c'è questo tarlo che vedo, la gente pensa che gli altri siano tutti più felici di me, meglio di me, ma chi te l'ha detto? Una vita, Gesù stesso lo dice, chicco di frumento deve morire e marcire per portare frutto. La vita è un progresso, un cambiamento, una fioritura, un passaggio. Ah, quindi Dio non ce l'ha con me? No. Perché non mi risolve i problemi? Perché dovrebbe? E perché Dio? Ah, oh, bella, bella. Magari pensa che sei in grado tu. Ricordate il bellissimo Vangelo di domenica scorsa. Signore, non ti importa che moriamo? Sì, gli importa. E non gli viene in mente a questi topoloni di apostoli che Gesù dorme sulla barca perché si fida di loro, perché sa che io, che sono il capitano della mia nave, io Paolo sono il capitano della nave della mia vita, sono in grado di sfidare il mare aperto. Voi qui ne capite di mare, anche se non è esattamente un mare burrascoso il vostro, però sì. Gesù ci ha presentato il volto di un Dio adulto che ci tratta da adulti, un Dio felice che mi vuole felice, ma che non si sostituisce a me. Perciò, se io devo rendere speranza, se io devo raccontare, dice Pietro, fallo con dolcezza. Guarda che se non ti comporti bene, poi Dio ti bastona. La vita ci bastona, noi stessi ci bastoniamo, gli altri ci bastonano e noi bastoniamo loro, ma Dio no. Chi di voi mi guardate strano? Allora vi cito Gesù, così almeno non pensate che sia farina del mio sacco. Chi di voi, se ha un figlio che gli chiede un pesce e gli darà una serpente, gli chiede un uovo e gli dà uno scorpione, se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare cose buone ai figli, perché non il padre? Perché non il padre? Con dolcezza, con dolcezza. Quanta dolcezza manca nelle nostre parole. Io non lo so perché, guardate, e ne soffro come un cane quando vedo persone che si sentono giudicate da qualche cristiano.
sempre col ditino alzato, il sopracciglio alzato. Però tu devi, ma che è? Noi siamo chiamati davvero a dire il volto buono e bello di Dio, che non è Babbo Natale, che non è bonaccione, va bene tutto, ma che ti ama a prescindere, con dolcezza e rispetto. Saper ascoltare, sapersi ascoltare, evitare di giudicare gli altri, accogliere il pensiero degli altri, senza sentirsi più intelligenti, più furbi, migliori. E insiste San Pietro dicendo con una retta coscienza. Retta coscienza vuol dire tu fai il meglio che puoi. Perché se poi uno ti dice, vabbè, però tu vedi che ti comporti peggio di me, hai ragione. Però guarda, è più grande di me e di te quello che ti voglio dire. Ecco, questa è la prima cosa importante che vi volevo dire stasera. Mica male, no? La speranza che siamo chiamati a portare agli altri è figlia di un incontro. Qualche tempo fa, un bel articolo, l'amico Enzo Bianchi scriveva: se il mondo parla troppo della Chiesa, se il mondo parla troppo della Chiesa, è perché la Chiesa parla troppo poco di Cristo. È un po' ragione. Noi esistiamo solo in funzione di Cristo, questo serviamo per indicare Lui. Ecco allora, cos'è la speranza per un cristiano? È raccontare ciò che abbiamo scoperto dopo esserci incontrati con Cristo, dopo che Lui ci ha incontrato. E lo facciamo se ci viene chiesto, lo diciamo, come dico sempre, a volte anche con le parole, ma soprattutto con la vita, e lo diciamo con dolcezza e rispetto, al meglio delle nostre capacità. Seconda cosa che vi voglio dire, ok Paolo, ma allora noi che cosa abbiamo scoperto? Dovrei chiedervelo io, tu cosa hai scoperto di Dio? Non cosa ti hanno insegnato, cosa ti hanno detto? Cosa hai scoperto nella tua vita di Dio? Del Dio di Gesù, non del Dio della tua testa. La dico in altro modo, perché nutro speranza? Perché io, Paolo, adesso rendo testimonianza della speranza che è in me. Paolo, tu cosa hai scoperto adorando Cristo Signore nel tuo cuore? Bene, ve lo dico con rispetto, dolcezza, retta coscienza mi sembra un po' troppo per me, ma al massimo delle mie capacità. Siamo colmi di speranza perché abbiamo scoperto che Dio c'è, è bellissimo, è un Dio felice che mi vuole felice e mi ama. Anzi, ama ogni uomo, ogni essere vivente e mi fa parte del suo grande progetto. Se dovessi sintetizzare l'intero messaggio cristiano in una sola frase, che abbiamo un po' complicato questo cristianesimo, necessariamente vi citerei una bellissima parola che troviamo nel Vangelo di Giovanni durante, diciamo così, l'ultima cena, anche se non è un'ultima cena sostanzialmente. Cioè quando Gesù a un certo punto dice: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ora qui bisogna capirsi bene, perché quando nella Chiesa si parla di amore si finisce nell'iperuranio. No, Gesù sta dicendo sta roba mentre lo stanno andando a denunciare. Gesù sta dicendo questa roba qui quando gli apostoli dimostrano di aver capito niente di quello che sta succedendo. Ebbene, in quel momento, durante quella cena, nel Vangelo di Giovanni, sapete che Giovanni sostituisce l'ultima cena con la lavanda dei piedi, Gesù, appena Giuda è uscito per andarlo a denunciare, dice proprio questo: vi do un comandamento nuovo. Nuovo vuol dire che gli altri sono a rottamare. Io dico sempre ai catechisti, ai genitori, insegna pure il decalogo ai bambini. Poi dici, boh, questa roba qui è rottamata. C'è qualcosa di diverso, di più.
Tra l'altro interessante perché la stessa identica frase Gesù la pronuncia al capitolo dopo, dicendo: vi do, questo è il mio comandamento, è il suo, da mandare a memoria, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, attenzione, perché molto spesso noi interpretiamo questa parola da un punto di vista morale, no? Io mi sforzo di amarti, io imito Gesù che ha amato i suoi nemici, io neanche riesco a salutare il vicino antipatico, ha amato i nemici e io mi sforzo di fare come lui, poi vedo che non ci riesco e mi sento a disagio. Allora bisogna tradurre bene questa parola, sarebbe più corretta tradurla così in greco: amatevi gli uni gli altri poiché io ho amato voi, con l'amore con cui io ho amato voi. Allora, per spiegare questa cosa qua, dovete fare un attimo di fantasia e pensare a uno delle vostre villaggi in montagna, oppure dalle mie parti. Dalle mie parti in Valle d'Aosta si costruivano i villaggi dove c'era la legna, il bosco, dove non c'erano valanghe e dove c'era l'acqua. L'acqua veniva convogliata in centro del villaggio in una fontana. La fontana di solito era fatta in pietra, una grande vasca parallelepipedo che si riempiva d'acqua e poi tracimava e finiva in un'altra vasca che si riempiva e finiva in una terza vasca che poi tracimava e andava negli orti sotto. Nella prima vasca si prendeva l'acqua per fare da mangiare, nella seconda vasca si abbeveravano le mucche, nella terza si lavavano i panni. Guai a non cambiare. Io mi sono scoperto amato. Questo sta dicendo Gesù. Lasciati amare. Sappiti amato. Quando tu frequenti il Signore Gesù, mediti la sua parola, lo preghi, ti arrendi al suo corteggiamento, ti scopri amato, il tuo cuore tracima e sei capace di fare cose incredibili. Non per sforzo, ma per sovrabbondanza. Questo è il cuore del cristianesimo. Ma poiché sto parlando dei cattolici, io so per certo che quando ho detto sappiti amato, qualcuno di voi ha pensato: sì, se te lo meriti. Però no, io non so chi è che ci ha messo in testa questa roba qua. Ora capisco, sono genitore, è ovvio che tuo figlio piccolo che ti stressa l'anima e devi farlo star bravo, dici: se fai così mamma non ti vuole bene. Ecco, Dio non fa così con me. Dio mi vuole bene sempre, anche se non faccio quello che vuole Lui, perché Dio mi vuole veramente bene. Il suo è un bene liberante, libero, che non ricatta. Sappiti amato come sei, perché Dio vede già quello che potresti diventare. A qualcuno pensa: oh, beh, ma allora così è troppo facile. Certo, se l'amore si merita, sì, hai ragione. Ma se l'amore, se Dio non può chiamare perché è Dio, io mi scopro amato e se mi lascio amare veramente divento felice. E non importa, d'altronde chi di voi è genitore, no? Magari ha due figli o tre figli, magari uno dei tre è un po' pestifero, magari gli la fate vedere i sorci verdi, gli volete più o meno bene, di più, soffrite, ma gli volete più bene, così Dio con noi. Dio mi ama per quello che sono. Allora quando io scopro sta roba qua, divento capace di fare cose incredibili, di cambiare il mondo intorno a me, di cambiare il mio mondo interiore, divento capace di perdonare. E Gesù chiede questo, il nuovo comandamento, il suo comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri poiché siete stati amati. Questo è l'essenziale del cristianesimo. Vabbè Paolo, ma guardate intorno, santo cielo, la gente si ammazza, si ammazza con le parole, si ammazza sui social, si ammazza in politica, si ammazza nel calcio, si ammazza nel giudicare, siamo sempre pronti a sparare contro tutti, a giudicare, mi sento sempre meglio degli altri, abbiamo sdoganato il pettegolezzo che è diventato gossip, così sembra un po' meno una porcheria, ma è la stessa roba. Sì, è vero, perché siamo liberi, possiamo dire no grazie. Allora, perché io nutro speranza? Perché io credo che nel cuore di ogni persona, di ogni essere vivente, c'è questa scintilla di Dio.
anche nel più delinquente, anche nel più disgraziato. E io nella mia vita ho visto persone cambiare completamente. Ho visto persone rabbiose, egoistiche, narcisistiche, incontrare il Signore e cambiare totalmente la loro vita. Ho visto e seguito ragazzi tossicomani, delinquenti, ho seguito un assassino anche. Ho visto veramente cose incredibili. Tempo fa ascoltavo una testimonianza molto bella, molto intensa, di un ragazzo qui nel Bergamasco che qualche anno fa fermato un posto di blocco con la macchina della madre, aveva preso la patente il giorno prima, era un po' fatto di qualche sostanza e ha preso a bastonate due carabinieri che l'hanno arrestato, che lo stanno fermato, e ha ucciso uno di questi. È stato condannato, credo, a 30 anni. Ma la cosa incredibile è che la madre del carabiniere ucciso ha voluto incontrare la madre dell'omicida. Sono diventate amiche e girano l'Italia parlando di amore, di perdono, di riconciliazione. Ci sono queste cose, sapete, non sono da film, sono vere. Cioè l'amore cambia il mondo. E poi Gesù dice: da questo sapranno se siete miei amici, se avrete amore gli uni per gli altri. Vero, vero. Cos'è che ci contraddistingue come cristiani se non questo? Ora, aspetta, perché devo già calare trinchetti. È normale che nelle parrocchie, nelle nostre comunità, ci siano le dinamiche che ci sono nel mondo, però non abbiamo il coraggio di chiamarle così. C'è mobbing nella Chiesa? Sì, certo. Ci sono le gelosie nella Chiesa? Cavolo, certo. È normale che io sia irritato perché quella persona lì ha avuto una parrocchia più, no, tra i preti, più importante della mia. È normale. È evangelico scegliere che questa cosa non pesi. È normale in una parrocchia che ci sono le gelosie, i piccoli cerchi magici, chi aveva potere prima, chi dopo. È normale. È evangelico accorgersene e scegliere di non farlo pesare. C'è una parabola che a me fa impazzire, che è la parabola del buon samaritano, Luca 19 o Luca 10, li confondo sempre. Era normale che, vedendo uno preso a botte, mezzo morto, dissanguato, il sacerdote del Tempio tirasse dritto. Così come era normale che Levita, diremmo noi oggi, l'operatore pastorale, tirasse dritto. Voi vi sareste fermati? Che ne sapete? Magari il regolamento di conti. Molti anni fa, mi raccontava un caro amico medico, ha detto, adesso è andato in pensione. Allora, il racconto che vi faccio è reale e non è in alcun modo razzista, voglio sia chiaro, però è successo. Lui era medico a Catania, appena diventato medico, l'hanno mandato al pronto soccorso. La prima notte che ha fatto, mi raccontava, l'hanno chiamato che c'era uno che era stato sparato. Allora lui, da giovane medico, è tutto partito, eccetera, eccetera, e ha visto che i due dell'ambulanza andavano piano, no, proprio piano, piano. E lui era tutto esterrefatto. Quando è arrivato questo, era morto, e l'ha caricato, e poi ha chiesto ai due, ma perché non abbiamo fatto in fretta, no? E loro gli hanno risposto, ha detto, se uno deve essere ammazzato. E lì ha capito come funzionavano certe dinamiche, e si è un po' spaventato. Vedendo uno lì, che ne sai se è un regolamento di conti? È normale, io difendo il Levita, io difendo il sacerdote. E Gesù dice, un samaritano invece. In quell'invece c'è tutta la forza del cristianesimo. È normale che nel mondo ci si faccia le scarpe, che ci si sgomiti. È una scelta invece. Considerare ognuno di noi un pezzo unico. È normale che ci siano delle dinamiche di contrapposizione, tu non la pensi come me. È evangelico invece trovare un punto d'accordo, leggetevi gli Atti degli Apostoli. Questo fa la differenza cristiana, questo mi dà speranza, finché c'è qualcuno che, avendo adorato Cristo nel suo cuore, sa che il mondo non è come appare. Gli ultimi 5 minuti li dedico proprio a questo. Gesù, riprendendo, dice anche: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quindi c'è l'amore,
e c'è un amore che dà vita, che è più grande. Cioè Paolo vuol dire che Gesù sta dicendo che c'è un amore che dà morte? Sì. C'è un amore che mortifica, che è fatto tutto di emozioni, di sentimenti, ma che a volte mortifica dopo tutto quello che ho fatto per te. Quando uno ama aspettandosi il contraccambio, vabbè, ma è normale che succeda? Sì. Voi poi guardate sempre quello lì. Gesù muore libero, libero amando. Io quando vedo un crocifisso non sento dentro di me, ecco, vedi, come mi hai trattato. Adesso, non so se ci sono delle suore, prendetemi per diritto. Io avevo una suora che da bambino mi diceva sempre, quando io ero un po' una marachella, insomma, facevo un po' casinista. E allora ogni volta che facevo un po' di peperino mi diceva, fai soffrire Gesù. Povero Gesù, il povero bambino che poi passa anni e anni in psicoterapia, cioè, ma cosa stai dicendo? Ma no, Gesù ha scelto, quello è stato l'ultimo sì, e io davanti a un amore così libero, questo Dio nudo, osteso, Dio è così, ama, punto, non per farti sentire in colpa, così che tu ti converti. Ma che è? Ti ama per farti sentire quanto sei amato, tu meriti la morte di Dio, questo dice il crocifisso. Dio ti ama al punto da morirne, intende? Guarda. E c'è invece un amore un po' ricattatorio. Vabbè, concludo perché sennò poi finisco altrove. Terza e ultima cosa che vi voglio dire. Cosa vi ho detto? Pronti a rendere ragione della speranza che è in noi perché abbiamo adorato Cristo, la speranza che ci nasce dall'esserci scoperti amati, e se non l'avete ancora scoperto, datevi da fare, ok? Se volete, la vita è vostra. E l'ultima cosa bellissima, in questa prospettiva io credo, a partire dalla scrittura, che c'è un progetto, che Dio ha creato l'universo per amore e nella libertà, perché libertà e amore vanno insieme, io non posso dire un altro amami, ti obbligo ad amarmi, ok? E questo progetto fra la venuta di Cristo nella storia, il suo ritorno nella gloria, ci siamo noi. Noi aspettiamo che Gesù torni, sapevate questa roba qua? Ve l'hanno detta, sì, i vostri parroci. Perché a volte sono dimenticati. Sapete, ogni domenica, anche prima, abbiamo celebrato, a un certo punto, dopo la consacrazione, il sacerdote dice, mistero della fede, tutti noi partiamo in quarta, annunciamo l'otto morte, Signore, il programma della tua resurrezione della sera venuta. Che vuol dire? Vieni, Signore, dai, vieni. Pensate se Gesù venisse, sul serio, domenica prossima. No, aspetta, non esageriamo. Ho messo su pranzo, sto aspettando mia figlia e mio genero. Non ci crediamo mica, ma noi aspettiamo, sempre Pietro, seconda lettera di Pietro, noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli, una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Io non credo che il mondo sta precipitando nel caos, in questa terra di mezzo, noi la Chiesa, noi che ci siamo scoperti amati, noi che abbiamo adorato Cristo Signore, rendiamo testimonianza che un altro mondo è possibile. La Chiesa diventa il trailer del film, la Chiesa diventa la pagina pubblicitaria del Regno, la Chiesa diventa profezia rispetto agli altri che è possibile stare insieme anche se si è diversi, stare insieme anche se la Chiesa è lunga, larga e profonda, stare insieme anche se si hanno gusti diversi, ma sull'essenziale ci siamo. Doroteo di Gaza, che è un padre della Chiesa, diceva la Chiesa è come la ruota di un carro, Cristo il perno, noi i raggi, più ci avviciniamo a Cristo, più ci avviciniamo fra di noi. E mi chiedo e vi chiedo e mi sfido e vi sfido, ma se fra noi cristiani non siamo capaci ad esempio a perdonare, chi? E se fra noi cristiani non siamo capaci di ricomporre all'interno delle comunità gli umori, chi? Sapete qual è l'alternativa? Gaza è l'alternativa. Gaza. E il mondo sta andando lì e noi tiriamo dalla parte opposta, nella speranza.
Attendiamo cieli nuovi e terra nuova. Il mondo non sta precipitando nel caos, ma fra le braccia del Padre. E allora non importa se siamo in pochi, e saremo sempre meno. Il problema non è che le chiese erano piene e adesso sono vuote, ma di che cosa le avevamo riempite queste chiese? Dove sono sti cristiani? Vi rubo ancora 2 minuti rispetto al tempo che mi ero dato per citare 2 frasi che mi hanno colpito. San Giovanni Paolo II scrive: al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. È vero. È vero. Ciò che prevale in tutto questo è un sorriso dolente e sereno di Dio su di noi. E poi una frase bellissimissimissimissimissimissima di Sant'Agostino, che ogni tanto ha delle uscite spettacolari, che dice: la speranza ha 2 bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Se veramente hai incontrato Cristo, hai questa speranza, ti nasce lo sdegno per tutte le ingiustizie che vedi, le cose che non funzionano, e il coraggio per provare a cambiarle. Ecco alcuni pensieri sparsi da condividere con voi per uno sguardo al futuro. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Non so, Signore, la mia spero di sì. Io voglio stare con te, voglio scoprirmi amato, voglio sapermi amato per scegliere di amare. Facciamo un attimo di silenzio e concludiamo.